qualità qui com'è? Un volume destinato alle prime classi delle scuole medie per contribuire a ricostruire il senso d'identità del territorio. Si chiama Teate Medievale, il volumetto promosso dal Rotary di Chieti per consentire agli studenti e a tutti coloro che lo vogliano di riscoprire le radici della città tra il 1000 e il 1400. Edito da Edicolè, casa editrice teatina, il libretto è il frutto di anni e anni di studi di uno degli esperti di storia della città. Aurelio Bigi ha studiato da sempre il passato di questa città, com'era allora Chieti nel Medioevo? Chieti è sempre stata una città bella, una città importante, una città piena di monumenti importanti e è tuttora seguita ad avere una testimonianza del periodo medievale. Chieti è stata capitale sotto gli aragonesi di tutto l'Abruzzo, sia dell'Abruzzo citeriore che dell'Abruzzo ulteriore. Con gli Angioini si è triplicata, gli Angioini costrinsero, come si suol dire, con le buone e con le cattive, a tutti coloro che abitavano intorno alla città di venire ad abitare dentro le mura di Chieti, per cui Chieti passò da 500 fuochi, per fuoco si intende un nucleo familiare, a 1500 fuochi, cioè ha triplicato la sua popolazione. I rioni Trivigliani, per intenderci, Santa Maria e Terranova, la zona di Sant'Antonio, nacquero proprio sotto gli Angioini. Gli Svevi fecero altrettanto bene alla nostra città e ai dintorni. Santa Maria Rabbone è una costruzione dell'epoca sveva. Ci sono state dominazioni invece in cui Chieti ha sofferto, basti pensare ai Franchi che nell'801 hanno completamente distrutto la nostra città. Una pubblicazione destinata alle scuole medie? Sì, la pubblicazione è destinata, ne abbiamo parlato e discusso internamente, alle scuole medie, in particolare alla prima media, perché la prima media è l'anno in cui ai ragazzi, agli studenti viene sottoposto lo studio del periodo, che credo non si faccia come in maniera assai approfondita, e quindi dare la possibilità nell'ambito e di iniziativa nostra e del quadro più generale in cui noi ci muoviamo, abbiamo una delle vie di azione del Rotary è tipicamente quella verso le giovani generazioni, di dare un contributo quindi sia al territorio e della storia locale, seppur inserita in un ambito più ampio.